Marco Tedek, sindaco di Alghero, coordinatore cittadino di Forza Italia, c'è in queste ore la voce riguardante Ryanair, ovvero di una possibilità che per la prossima stagione ritorni ad essere hub, ovvero base qui all'aeroporto di Alghero. Come commenta questa notizia? Sicuramente è una bellissima notizia che bisogna prendere con le pinze, perché fino a che non avremo la garanzia che l'accordo fra F2I e Ryanair è chiuso, non si può gioire. Credo che comunque occorra pensare già a come preparare il territorio per affrontare l'impatto di questi nuovi flussi turistici. Flussi turistici che Ryanair ha iniziato a veicolare ad Alghero nei primi anni del 2000. Allorché si iniziò a ragionare con Ryanair su bigliettazione low cost, su voli low cost da trasportare ad Alghero, per trasportare i turisti ad Alghero, fino ad arrivare nel 2009, dopo 8 anni di interlocuzioni molto fitte e molto serrate della Sogea, dell'amministrazione con Ryanair, fino ad arrivare, dicevo, alla base Ryanair, che portò sicuramente dei benefici straordinari in questa città, ma in tutto il territorio, perché molti dei turisti veicolati da Ryanair vanno anche in Barbagia, vanno a Cagliari, si trasferiscono in altre località sarde. Quindi Ryanair non è una risorsa soltanto per Alghero, ma è una risorsa per tutto il territorio isolano. Fino ad arrivare al 2016, allorché politiche regionali inadeguate chiuse i rubinetti delle risorse che servivano per sostenere Ryanair, per portare tutti questi turisti, chiuse i rubinetti, non vollero rifinanziare i governanti di allora la legge 10 del 2010, che aveva prodotto benefici effettivi sul territorio, benefici economici e sociali, e Ryanair ci salutò, purtroppo ci salutò. Da allora tutte quelle miriadi di piccole attività che avevano visto la luce nel periodo in cui Ryanair aveva la base, e quindi B&B, affittacamere, bar, ristorantini, trattorie, iniziarono pian piano a chiudere. E siamo arrivati a questo punto. Ora, la rete metropolitana in questi 2 anni, 3 anni ha lavorato con grande impegno per ricollegarsi con Ryanair. F2I sicuramente ha lavorato con altrettanto impegno, probabilmente vedremo i frutti di questo lavoro che in questi 2 anni è stato messo in campo da questi due soggetti. Certamente è necessario, come è stato già detto anche in queste ore, che il territorio, la città dello specifico, si prepari o comunque si adatti, cosa che forse non è stata fatta molto bene in passato, ad un eventuale ritorno in forze proprio di Ryanair. Si parla nello specifico delle richieste dei turisti che hanno su questo territorio, si può andare anche oltre, ovvero sugli eventi e sulle tipicità che possono essere offerte. Ma diciamo che nel periodo di vacche grasse, perché di vacche grasse si trattava, il territorio non si è approntato per fidelizzare i turisti Ryanair, e questo è stato sicuramente un errore. Però in mezzo a una situazione così florida, nessuno ha pensato di industriarsi per mettere in campo progetti, programmi di fidelizzazione. Ora è cambiato completamente lo scenario. Il Covid, tra altre cose, ha prodotto altri problemi, la pandemia ci ha prostrati economicamente e socialmente. Bisogna pensare in modo diverso, bisogna guardare al futuro, non bisogna soltanto soffermarsi su ciò che può dare Ryanair oggi. Occorre che i clienti, i turisti, i passeggeri Ryanair siano fidelizzati, che si affezionino al territorio, e questo si può fare con un accordo, secondo me, fra Parco di Porto Conte, Fondazione, Consorzio Turistico Riviera del Corallo, un accordo che programmi e progetti, pacchetti di servizi di ospitalità da una parte, e dall'altra parte invece servizi che attengono alla bellezza del territorio e a ciò che offre il territorio in termini di eventi, in termini di bellezze naturali, in termini di cultura e di possibilità di accedere ai luoghi museali e ai luoghi culturali.